Visto, ragazzi? Io le mantengo sempre le promesse. Presto o tardi. Questa è una promessa molto, molto, molto vecchia, e con molto vecchia intendo che non è giovane per niente. Credo risalga più o meno a un buon anno fa, anche un anno e mezzo volendo. Non vi rubo altro tempo se non ringraziandovi dei 63, sì, attualmente siamo 63 iscritti, siamo aumentati di 22 rispetto a quanto eravamo a fine maggio, il che è una cosa assolutamente spettacolare. E niente, grazie a tutti voi che siete aggiunti e vi lascio alla recensione. Ma prima, trasformazione e opening. Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack. Angel Beats, opera di Jhumma Eda, target seinen, genere scolastico, tragicommedia e sovrannaturale. L'anime uscì sulle TV giapponesi dal 3 aprile al 26 giugno del 2010. E invece la light novel, la prima opera riguardante Angel Beats, uscì sempre nel 2010, ad aprile, col titolo di Angel Beats Track Zero. Due paroline sull'autore. Jhumma Eda è un uomo a cui gli appassionati di anime e manga devono molto. È il fondatore della casa di produzione di manga e novel Kei. E sicuramente voi conoscete già delle sue opere, almeno ne conoscete sicuramente una, che è Clannad, e la relativa seconda serie, Clannad After Story. Ma lui doppiamo anche altre opere come Air, quindi sempre quel genere lì un po' tragicomico, a volte molto più tragico e comico. Lui, oltre a fumettista, è anche scrittore, compositore e creatore di videogiochi. Infatti, prima di fondare la Kei, ha contribuito alla creazione di un paio di videogiochi di cui purtroppo non mi sono pervenute informazioni. Per dire invece anche qui due cose sull'opera di Angel Beats, perché Angel Beats è già un enorme mondo a sé. Cosa vuol dire questa frase che non ha senso? Significa che di Angel Beats sono uscite molte, molte opere. È uscita, come ho detto prima, la prima light novel di Angel Beats, ovvero Angel Beats Track Zero, nel 2010. E poi uscì il relativo anime. Non si sa se Angel Beats è relativo a Angel Beats Track Zero, perché insieme a quella, negli anni, a partire dal 2010 in poi, sono usciti un sacco di manga, di cui vi devo leggere i titoli perché sono lunghissimi e non me li riesco a ricordare. Allora, nel 2010 è cominciata la stesura del manga Angel Beats The Fourth Coma, Bokura no Sensen Koshinkyoku. Vi lascio poi il titolo in descrizione nel caso volete fare poi copia e incolla per cercarvelo su Google, che è finito nell'ottobre del 2013. Poi da lì sono uscite ancora altre due serie manga, di cui sono tutte e due ancora in corso, che sono Angel Beats Heaven's Door
e Angel Beats ve forth coma osorano shin da Sekai Kara. E inoltre sono usciti anche tre OAV relativi all'anime. Quindi, per sapere a quale di queste opere l'anime si ispira maggiormente, bisognerebbe leggersele tutte. Una cosa che spero prima o poi di fare. Riguardo invece al mondo in cui quest'opera è ambientata, è una dimensione a metà fra il nostro mondo e il paradiso. In questa dimensione si ritrovano i ragazzi che disgraziatamente sono deceduti. Essi, se tengono una buona condotta e ottengono dei buoni risultati a scuola, oppure se risolvono il problema interiore che li costringe lì, possono, tra virgolette, passare dall'altra parte e il loro spirito si reincarnerà in un'altra persona che sta per nascere o che è già nata. O che nascerà. Se invece si comportano male, non frequentano le lezioni, o si tengono questo magone dentro, sono costretti lì per l'eternità. Ed è questo il caso della SSS, ovvero lo squadrone o battaglione dei col cavolo che sono morto. O almeno questo poi sarà il nome finale del battaglione che cambierà diverse volte nome. Che non è altro che un gruppo di ragazzi che si ribella a questo sistema e decide di voler rimanere lì per sempre. Arcinemico di questo battaglione è la presidente del consiglio d'istituto, ovvero Kanade Tachibana, ve ne parlai già molti video fa, chiamata anche Tenshi, che in giapponese significa angelo. In mezzo a tutto questo casino, una notte si risveglierà nel campo sportivo della scuola un ragazzo chiamato Otonashi Yuzuru, e vi ricordo che io, in quanto italiano, dico prima nome e poi cognome, quindi cercate di non confondervi. Il quale si risveglierà in questo campus avendo perso disgraziatamente la memoria. E i primi a ritrovarlo saranno proprio quelli del battaglione, che lo prenderanno con sé e gli spiegheranno più o meno come funzionano lì le cose. E non sapendo che cosa fare, rimarrà con loro nella squad. Preferisco non spiegarvi più della trama perché, dato che è un anime da 13 puntate, se non mi ricordo male, ogni parola detta in più è uno spoiler. Quindi preferisco non dirvi nulla e lasciarvelo scoprire. Posso però parlarvi un po' dei personaggi. Come ho già detto, c'è Otonashi Yuzuru, che è questo ragazzo che si risveglia nella scuola, ha perso la memoria e si unisce al battaglione. Oltre a lui, gli altri protagonisti principali sono la ragazza di cui vi ho parlato prima, ovvero Ta Kanade Tachibana, e altra protagonista, boss del battaglione, Nakamura Yuri, chiamata anche Yurippe. Essa, come già detto, è il boss di questa squadra. Insieme a, e anche qui ve li devo leggere perché sono tantissimi nomi e io ho una memoria del cavolo. Insieme a Hinata, Takamatsu, Noda, Shina, Yusa, Fujimaki, il mio preferito che è TK, Matsushita, Oyama, Takeyama e Cha. Quest'ultimo sembra molto più vecchio, quasi un trentenne, invece anche lui ha 18 anni, ed è il capo della Guild, un'altra organizzazione che fa parte del battaglione che si prende la briga di costruire le armi che poi i ragazzi usano. Facenti parte sempre del battaglione sono le Girls Dead Monster, ovvero un gruppo rock che si occupa di creare un diversivo quando serve. Componenti fissi di questo gruppo sono Iwasawa, ovvero leader, chitarrista ritmica
e voce, Isako come chitarrista solista elettrica, Irie come batterista, Sekine come basso e Yui, ragazza che prima era esclusivamente fan e poi riuscirà a esaudire il suo desiderio e entrare a far parte ufficialmente di questa band. Giusto qualche osservazione personale in merito. Mi piace moltissimo lo stile di disegno e non trovo nulla da eccepire a livello registico o tecnico. E una cosa che non vi ho detto prima è che le soundtrack sono state tutte composte da Jun Maeda stesso più un altro gruppo, anche qui un gruppo giapponese con un nome complesso, quindi vi lascio il nome del gruppo in descrizione se riesco anche un paio di link a dei loro pezzi. A parer mio, anche se molto breve, vi innamorerete dei personaggi e di questo piccolo universo e quasi sicuramente piangerete perché è molto molto commovente. E se non piangerete, vi posso assicurare che vi commuoverete molto. Niente, io vi lascio all'ending, ma vi prego di non scappare perché a fine dell'ending vi dico ancora solo due cosine. E poi ci salutiamo come sempre. Ragazzi, questa recensione è finita qui. Vi ringrazio per averla vista. Spero vi sia piaciuta, anche se quasi sicuramente no, dato che è la mia prima recensione. E per questo vi chiedo appunto di avere pietà, dato che quasi sicuramente ha fatto schifo. Vi ringrazio nuovamente per i 63 iscritti. E se notate che il video ha una qualità un po' diversa, è perché per la prima volta non sto registrando con il cellulare, dato che è in riparazione, ma con la fotocamera interna del mio piccolo notebook. Se la preferite al mio cellulare, bene, farò da ora in poi video con questo. Se no, appena mi torno al cellulare ricomincio a fare video con quello e appena posso mi compro una benedetta videocamera. Non credo ci sia altro da dire. Quindi, un secondo che prendo alcune. Kunai in su se vi è piaciuto il video, Kunai in giù se non vi è piaciuto il video. Commentate, iscrivetevi, consigliatemi anime e manga da recensire e video da fare, che prima o poi, come vedete, lo faccio. E se mi piace l'idea dei video che mi consigliate da fare, lo faccio più che volentieri. Non ve lo chiedo mai perché mi scordo fondamentalmente, ma condividete se vi è piaciuto. So che adesso forse mi starò montando la testa, ma se come penso entro l'anno prossimo e arriviamo ai 100, facciamo una festona. E mi approfitto anche di questo momento finale per dirvi che quest'anno faccio la matura, quindi potrebbero uscire ancora meno video o con ancora meno frequenza. Mi impegnerò comunque per fare il possibile, ma non vi posso promettere niente, dato che, come sapete, per me lo studio è importante. Boh, tutte le cose che vi ho detto in questo video, tutte le cose che vi dirò in futuro, ci vediamo nel prossimo video e se non ci dovessimo più rivedere, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. A presto!